Intervista a Francesca Baroni di Temptation Island. La ragazza ci racconta come va dopo la fine del reality, il rapporto con il suo fidanzato Ruben. Francesca Baroni è stata indubbiamente una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La ragazza bergamasca nata il 6 settembre 1993, ha partecipato al reality con il suo fidanzato Ruben Ivernizzi. Francesca è laureata in economia e marketing, e da come si è visto anche a Temptation Island è ambiziosa, tenace e non ha paura a dire ciò che pensa. Ha partecipato al programma perché voleva delle risposte dal suo rapporto di coppia con Ruben Ivernizzi, che dura da quasi 3 anni. La ragazza bergamasca ha rimproverato più volte il suo compagno di essere poco ambizioso nella vita e questo è stato causa anche di molti litigi all'interno del reality, dove abbiamo assistito tutti noi telespettatori a momenti di tensione fra i due. Dopo varie vicissitudini, i due sono usciti comunque insieme dopo la fine del programma ed ora vivono felicemente insieme. L'intervista. Ciao Francesca, parlaci un po' di te. Che tipo di persona sei nella vita quotidiana? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni? Sono una persona semplice, vado all'università mentre Ruben si sveglia alle 7 per andare a lavorare e conduco una vita normale in un paese di provincia di Bergamo. Mi piace leggere e tutto ciò che riguarda la cura del corpo e l'estetica, adoro fare yoga e meditazione, quindi curare anche il mio aspetto interiore. Caratterialmente sono una ragazza curiosa e ambiziosa. Perché hai deciso di partecipare a Temptation Island? Ho deciso di partecipare a Temptation Island l'anno scorso con Ruben perché dopo anni di relazione non eravamo in crisi, però essendo molti diversi caratterialmente ci volevamo mettere alla prova e vedere se nonostante le nostre diversità caratteriali potevamo costruire un futuro insieme. Come si è visto, io sono ambiziosa ed espansiva mentre lui è più calmo e pacato. Mi dispiace che la storia raccontata in quelle 4 puntate non sia arrivata al pubblico proprio così com'è, nel senso che io sono passata per cattiva e lui per povera vittima. In realtà non ci sono né vittime né carnefici, e lo dimostra il fatto che siamo l'unica coppia rimasta in piedi stabilmente dopo la fine del programma. Com'è stata l'esperienza nel reality? Che cosa ti ha dato a livello personale? L'esperienza è stata molto bella e carina, comunque stavo in un posto di mare e ho fatto belle amicizie. Mi ha dato tanto a livello personale piuttosto che di coppia. Con Ruben poi abbiamo parlato da soli in privato, perché essendo una persona semplice e fuori dal mondo della televisione, mi ha dato un forte impatto mediatico visto il successo del programma, mi ha cambiato la vita a me e ai miei genitori, che sono persone riservate, hanno visto la propria figlia in TV e sui giornali. Per me è stata dura soprattutto riguardarmi nel corso delle puntate, ti imbarazzi e non ricordi neanche alcune affermazioni che fai. Guardandoti ti fai anche un esame di coscienza, e grazie a questa esperienza ho capito dove migliorare e sono cresciuta molto, ora sono più equilibrata. Com'è ora il tuo rapporto con Ruben? Che progetti hai per il futuro? Adesso è sereno e siamo felici, ma lo eravamo anche prima del programma, tranne quando avevo sbalzi d'umore. Vivo ancora con i miei ma dormo praticamente sempre a casa sua, in questo ancora non siamo stabili, non ce la sentiamo di comprarci una casa tutta per noi per vari motivi. A livello di coppia abbiamo molti progetti per il futuro, ma siamo giovani e abbiamo tempo per realizzarli. A livello professionale sto studiando per diventare presentatrice e a livello locale ho già in ballo qualcosa. Spero di fare TV ancora per 2-3 anni e poi vorrei aprire un'agenzia immobiliare con mia sorella.